tutto e il contrario di tutto, da 3-0 a 3-3. A fine primo tempo sembrava fatta, almeno il punteggio diceva questo, uno scarto ampio, netto, non propriamente zemaniano, ma Pescara micidiale in contropiede con Trelegni, in totale saranno 4 colpiti però dal Frosinone, che non si scoraggia e completa la rimonta nella ripresa. Tanti errori, sviste arbitrali, l'azione della 2-0 viziata dal fuorigioco di Del Sole, la punizione inesistente da cui nasce il 3-1 firmato da Ciano, il rigore negato a Baez sul 3-3, calcione di Gori, e subito dopo l'errata segnalazione di offside a Ciofani, tenuto in gioco da Perrotta. Pazzesco non aver vinto questa partita, il commento di Moreno Longo, tecnico dei Ciociari, cui Zeman risponde così. È vero che il primo gol nostro è su fuorigioco, il secondo, è vero che c'era rigore a favore nostro, è vero che la punizione di Ciano non era punizione perché è intervento pulito. Tanti errori da una parte all'altra, però 18 falli fischiati a noi e 6 a loro, per me non, in una partita giocata anche sui contrasti, non corrisponde a quello che è successo sul campo. La partita inopinatamente esclusa Perugia, Crescenzi si riprende la fascia destra, Zampano in panchina, sorpresa, conferma per Koulibaly a centrocampo, davanti torna Del Sole con Pettinari, punta vertice e Benalì, per contro Longo schiera Gori in mediana, Beghetto esterno, sono le due novità sostanziali rispetto all'11 che ha battuto il Cittadella. 3-5-1-1, davanti Ciano a ridosso del temutissimo ex Daniel Ciofani, cresciuto nel Pescara ma consacratosi in terra ciociara. Pronti via, terzo minuto, capovolgimento fulmineo con i tempi giusti da Brugman a Benalì, che vede e serve al rimorchio Del Sole, invito in mezzo, Bardi devia ma non basta, Pettinari che aveva scaricato e seguito l'azione non perdona, 1-0 Pescara, quarto gol in 3 partite per l'attaccante romano. Immediata la reazione ospite, tracciante di Ciano, decisivo Pigliacelli col prezioso ausilio del palo. I ciociari insistono, l'ex Ciofani si procura con una finta allo spazio giusto per la conclusione frustrata da Pigliacelli. 12° secondo palo della Frosinone, ma sempre determinante l'estremo biancazzurro, altro ex della contesa, sulla punizione a giro calciata da Ciano. Il Frosinone fa collezione di legni. 25° corner di Ciano completamente a vuoto a Pigliacelli, testa di Ariaudo, Mazzotta devia con la spalla, traversa senza dubbio sfortunato l'11 di Longo, si infortuna Paganini, al suo posto Frara, costretto ad adattarsi sulla corsia laterale. Biancazzurri spietati, Koulibaly per Del Sole in posizione di fuorigioco, serie di finte d'assist che Pettinari sfrutta da par suo. 39° Pescara 2 Frosinone 0, quinto sigillo stagionale per il classe 92 che dice a Del Sole il merito è tutto tuo. Al 45° il tris, Mazzotta mette in mezzo, contrasto Ariaudo, Pettinari, l'attaccante sebbene strattonato si rialza e trafigge in diagonale Bardi, tripletta d'autore, la seconda in campionato in appena 3 partite. Pazzesco, il Frosinone non demorde, avvio di ripresa, sponda di Daniel Ciofani, sinistro di San Marco, vola Pigliacelli, ennesimo legno, traversa Ciano a porta vuota, solo esterno della rete. Al 10° gli ospiti accorciano, in realtà punizione inesistente, Proietti tocca nettamente il pallone, capolavoro di Camillo Ciano, piazzato magistrale, nulla da fare per Pigliacelli. C'è poca gamba, il Pescara si disunisce, specie in mediana, di conseguenza difesa in difficoltà. Passano 5 minuti, un tocco e via, Ciano, San Marco, Ciano, gran sinistro, 3-2, doppietta per il fantasista, il migliore in campo. Il Frosinone torna prepotentemente in partita. 26° Baez per Benalì, 30° più tardi da Ciano a Daniel Ciofani, coda in ritardo sì, ma il sinistro ad incrociare dell'ex biancazzurro è qualcosa di strepitoso, gol da urlo, aggancio perfezionato, 3-3. Carraro rileva Proietti, Sacchi ignora un penalty evidente su Baez, dall'altra parte mal supportato dal primo assistente De Troia di Termoli, ferma Ciofani tenuto in gioco da Perrotta, sempre senza immagini Ariaudo spreca l'impossibile trasformandosi in difensore biancazzurro. Pescara insomma in palese affanno, per fortuna non accade altro, finisce 3-3, paradossalmente un punto guadagnato.